surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Ok, dopodiché andremo a creare il nostro sfondo, e quindi creiamolo attraverso delle texture. Ed ecco, a mano andiamo a mettercele sopra. Ovviamente solamente quelle che vediamo che possono andare bene. Dai. Abbiamo quasi finito di creare il nostro sfondo. Mettiamo qua ancora qualcosina e dopo potremmo partire. Quindi mettiamo le due texture a palle. E l'altra, quella un po' più violetta. Ok. Sempre a schermo. Sono indeciso se togliere questa perché magari è troppo lucida e inserirne un'altra, sì dai. Proviamo questa, anche se mi sa di no. Oh. Ma dai, può andare bene, diciamo. Anche se non sono convinto. Proviamo l'ultima, dopodiché basta. Provate voi, ovviamente.
Ok. Bene ragazzi, ora proverò un esperimento nuovo acquisito pochi giorni fa e quindi anch'io devo fare le mie prove. Comunque proverò con voi e niente di che. Quindi il precedente mio tutorial è stato come installare i pennelli e scaricarli e quest'oggi proverò con voi a applicarne qualcuno, quindi vabbè, speriamo in bene. Dobbiamo decidere prima dove posizionarli e anche i colori. Quindi io direi di posizionarlo circa qua, però prima il colore. Ok. Proviamo. In alcuni punti resta più, come magari più chiaro. In altri di meno. Vabbè ragazzi, dopo potrete metterne altri, come ad esempio a me piace molto quello della nuvola, se lo trovo. Forse questo. Sì, è questo, mi pare. Proviamo a cambiare colore, a farlo, che so, questo azzurro qua. E ecco che ci chiarirà la nostra immagine. Quindi questo qua è un esperimento dove secondo, cioè, abbellisce la vostra immagine e sfondo. Quindi provate, provate, che provando si impara e potrete inventare qualcosa di nuovo. Quindi ditemelo se avete trovato qualcosa di nuovo o se riuscite a fare qualcosa di bello. Vedete, adesso magari la rivacito. Io magari era un po' troppo chiara. Adesso l'ho rivavicizzata. Quindi niente, provateci voi e quello che vi piace di più dopo farete. Ok, niente, adesso passiamo al nostro tema, ovvero
cioè quello di Joker. Lo mettiamo qua perché vedete che qua è tagliato, quindi lo mettiamo nella parte dove non è tagliato. Lo ingrandiamo un po', premiamo invio per inserirlo. Poi gomma, ok, per cancellare la scritta. Poi, se il vostro render va bene così, oppure potete abbassare un pochino l'opacità. In questo caso io l'abbasserò. Poi inseriamo il secondo render. Perfetto. Premiamo invio per inserire. Qua la scritta se n'è andata. E fate la stessa cosa se volete diminuire l'opacità. Ok, bene ragazzi, una volta fatto questo, sapete benissimo che non ci resta che inserire il nostro testo personalizzato. Quindi andiamo su un testo e dovremmo andare a selezionare il punto in cui vorremmo inserire la scritta. Aspettate che cambio font. E come al solito andiamo a modificare la nostra scritta con i nostri stili installati. Potete scegliere voi quello che vi piace di più, vi attira di più e vi ispira, e pensate che vada bene con sia il tema sia se vi piace. E dopo niente, io cioè, mi ha ispirato questo, vabbè. Anche questo però carino. Anche questo però mi piace questo. Secondo me è giusto per questa copertina. E perciò applico questo stile. Una volta applicato possiamo andare a inserire altre texture. Ad esempio queste luci orizzontali che andranno ad abbellire, però no, aspettate, la nostra scritta e l'immagine. Quella là mi sa che è troppo, forse questa è meno. Come dire, meno lucente. Esatto. Io la posiziono sul mio font, sulla mia scritta, e vedete che non solo il font sarà stato abbellito, ma anche tutta l'immagine.